E bentornati in questo nuovo episodio della carriera allenatore qui su eSports FC 24. Ma prima di partire con questo video, ragazzi, ci tengo a fare un piccolo annuncio. Qui sotto in descrizione potete trovare il mio link per trovare il mio profilo su Threads. Siamo sbarcati anche lì, è un profilo molto ironico, parlerò di tutto, cazzate, aggiornamenti, tutto, di tutto e di più. Quindi andatemi a seguire anche lì. Ovviamente seguitemi anche sugli altri social, TikTok, Instagram, ovunque voi vogliate, io ci sarò. Ma bando alle ciance, pensiamo a noi. Buona domenica a tutti innanzitutto, prima di cominciare. E oggi, ragazzi, episodio abbastanza importante, ormai ci stiamo avvicinando a quello che è la fine della stagione. Siamo a fine gennaio, abbiamo iniziato nello scorso episodio anche il girone di ritorno e oggi ci toccano ad affrontare Roma, Monza e Fiorentina. Due partite tra Roma e Fiorentina molto molto difficili, col Monza credo che sia molto più abbordabile, ma visto e considerato quello che è successo nello scorso episodio, tutto potrebbe succedere, come tutto il contrario di tutto in realtà. Con l'Inter abbiamo vinto, poi le altre due, vabbè, sapete come sono andate, ma scordammoci un passato, come dicono in Norvegia, e andiamo ad affrontare questa Roma. E mi sono già accorto delle maglie, quindi andiamole subito a cambiare. Noi ovviamente giochiamo con questa, anzi facciamo che noi giochiamo con quella celeste, va? Noi giochiamo con quella celeste e loro con quella gialla. Vediamo se ci porta fortuna questa maglia qui. Allora, avevamo detto che il nostro Tre Soldi è titolare, però vorrei fare, anzi, facciamo un'altra cosa. Invece di Krstović ci mettiamo Tre Soldi a fianco al nostro caro Poli. E ci portiamo Marchetti al posto di Dorgu, Antoine al posto di Uroghide e Diallo al posto di Henderson, sì. Così facciamo giocare anche chi gioca di meno e chi è più scontento. Io direi di non fare altri cambi e di poter procedere. Così. Salentum Roma. Lo scenario è il San Giovanni di Lecce. Si gioca qui per la terza giornata del girone di ritorno. Con la Roma, se non sbaglio, abbiamo perso nel girone d'andata e forse anche malamente, potrebbe essere. Adesso non ricordo precisamente, però se iniziamo così, però se iniziamo così, dico, non succede nulla se iniziamo così, voglio dire nel senso, con questi cross un pochino sbilenchi dove non c'era nessuno, poi in mezzo all'area piccola. Però ricordiamoci che abbiamo un bel bomber nascosto lì nelle retrovie. Il nostro Sulemana può tranquillamente far male ovunque, quindi cerchiamo anche di sfruttarlo se ne abbiamo la possibilità. E parte Papa Bergoglio, è partito Papa Bergoglio. Belotti che lo segue, ma come fa Belotti ad essere veloce quanto Papa Bergoglio? Ma io non lo so. Sulemana, bravo Sulemana, la passa a Guler, vede D'Angelo, il passaggio per Poli col mancino! Ed è subito 1-0 al 16° minuzio! Oh, bravo Poli, sì, si sono... Oh, vabbè, Poli, anche Circense lui, si disarticola, bravo Poli. Però mi raccomando, non ti fare male, perché queste cose sono un po' pericolose da fare. Guarda come si disarticola il nostro Poli. Bravo Poli. Poli il disarticolato, bravo Pippi. Meshu Pippi il disarticolato. Fantastico, fantastico. Scopriamo hobby e passioni dei nostri calciatori. Alcune, diciamo, legali e anche divertenti, altre un po' meno, come il nostro Sulemana. Lui fa il rapinatore di professione e il calciatore d'hobby, di passione il calciatore. Lui è solo nei momenti liberi, quando ha quei 90 minuti liberi viene a giocare, mentre nel resto della vita lui fa altro. Però va bene, l'importante è che ci aiuta. Poi della sua vita privata non ci interessa. Attenzione, attenzione, oh
Oddio, non ci credo, il 2-0. Ma così, subito, back to back. 16 minuti per segnare il primo, 16 minuti per segnare il secondo. Arda Güler, che bel mancino. E l'assist di Sulemana, perfetto. Al bacio, Sulemana, me lo sto coccolando come se fosse figlio mio, me lo sto coccolando. Bravi, bravi. Ma l'ha deviata qualcuno, non ho capito. Ah, l'ha toccata il portiere, ma niente di che, niente di che. Tiro più tutt'altro che irresistibile, tra l'altro. Attenzione, attenzione. Lo sapevo che sarebbe arrivato. Va bene, Pellegrini, Pellegrini, segna Pellegrini. Il nostro caposala lì poteva metterci il piedino un pochino più lungo, però va bene, va bene. 2-1. Subito, l'hanno fatto sto gol, subito è arrivato. Subito dimezzato il vantaggio. Ma va bene, ma va bene. Vai. Vai tre soldi, vai Nicolino, va bene. Ci pensa lui, non ci credo, l'ha presa Svilar. E finisce qua questo primo tempo. 2-1, cioè l'unico tiro che hanno fatto è stato quello e ci hanno segnato. Noi vabbè pure abbiamo fatto due tiri, a parte questi calcio d'angolo che non avete visto, che sono finiti sempre di nuovo in angolo. Però stiamo conducendo una buona partita, in realtà, non è che stiamo facendo male. Osso tu, perché l'ho fatto uscire? Perché sono stupido? Perché l'ho fatto uscire il portiere? Perché? 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 Credevo di arrivarci. Vabbè. Colpa mia, completamente colpa mia questa. Bisogna fare i cambi, siamo al 67esimo. Non so perché l'ho fatto uscire. Perché? Perché? Allora, entra Kurstovic. Entra anche Poli al posto di Lino. Entra Marchetti al posto di Poli, entra Diallo al posto di D'Angelo, entra Antoine al posto di Lindelof. Diamo un po' di freschezza anche al reparto difensivo, perché qua rischiamo di perderla, addirittura. Bravo D'Angelo, dai, fatti vedere per l'ultima azione della tua partita. D'Angelo, io lo sapevo. Io lo sapevo, D'Angelo, io lo sapevo, io lo so che tu in realtà vuoi restare da noi. Io lo so che in realtà tu vuoi restare da noi, lo so. Soltanto non ti posso rifare il contratto, perché tu sei ancora... Non ti posso togliere dalla lista trasferimenti, non ti posso togliere. Mannaggia, eppure sta cosa non si toglie, cioè io non capisco. Io dico, va bene, ha chiesto di essere ceduto, lo sto facendo giocare con continuità, lo faccio giocare sempre, segna, fa assist, gioca bene. Cazzo, mandami un messaggio, dimmi, mister, ci ho ripensato e voglio restare qui, basta, e lo togli dalla lista trasferimenti, perché non ha senso sta cosa. Cioè uno può cambiare idea o no? Bravo caposala. Bravo caposala, bravi tutti. Con calma adesso, con calma. E finisce qua 3-2. Mamma mia, col brividino, col brividino l'abbiamo portata a casa sta partita, sti tre punti. Bravi, bravi. Tra l'altro mi si è fatto male anche Diallo, mi ha preso una gomitata in faccia, ha preso che gli hanno distrutto il setto nasale in due. Allora, andiamo all'intervista post partita. Ma il Lecce perde 3-0. Questo Lecce proprio, quest'anno la Serie B non gliela toglie nessuno, la Serie B non gliela toglie nessuno. Abbiamo i giocatori giusti per proseguire su questa striscia. Abbiamo giocato meglio, assolutamente sì. E dovremmo essere orgogliosi del nostro lavoro. Dai, come si fa a non essere orgogliosi di questa squadra qui? Allora, mister, ci sono rimasto male. Aia, è vero, ci aveva chiesto di giocare. Vabbè, ti giochi la prossima. È stata una decisione difficile. Dai, vi giocate la prossima. Mi sono completamente dimenticato di metterli. Allora, abbiamo un ottavo posto con ben 32 punti e affrontiamo il Monza, che è un punto sotto di noi e una posizione sotto di noi. E tra l'altro, vabbè, la Juventus deve ancora giocare
Quindi bisogna vedere, avanziamo, vediamo che cosa succede. Resoconto disponibile, vediamo. Allora, dall'India, Rosham Shaw no, Pakan no, Raj Hussein no, Sumit Ray, va bene, dai, ti porto. Ma Thomas 36-44, insomma, no, lascia stare. Vediamo qua il nostro Marchetti dall'Italia se ci ha portato qualcosa. Vittorio Ferri, 525.000, va bene, metti dentro. Jacopo Ferri, cos'è? La famiglia Ferri? Il fratello di D'Angelo. No, assolutamente lasciamo perdere. Qua 71, 72, 73, anche qui possiamo lasciare andare. Oh, D'Angelo, finalmente. Dal Crystal Palace possiamo chiedere fino a 8,9 milioni e noi andiamo a trattare, chiediamo magari 9 milioni, va? Chiediamo 9 milioni. Oppure scambio giocatori, scusate, voglio proprio vedere chi ci hanno. Insomma, a centrocampo stanno messi proprio male, ma pure alle ali, anche in attacco. Anche in difesa, vabbè, no, allora chiediamo 9 milioni, lasciamo perdere. Affare fatto, ok, forse potevamo chiedere anche un pochino di più, è arrivata anche l'offerta per Nicolino 3 soldi, ma neanche rispondo. Speriamo che... È andato via. Ciao D'Angelo, questa era la tua ultima partita. Sei stato un grandissimo giocatore per la nostra squadra, importantissimo, però hai deciso tu il tuo destino. Ciao carissimo, ciao Flavio, ciao bello, ci rivedremo. E se ne va al Crystal Palace per 9 milioni. Oh, mo possiamo andarlo a prendere Folo Ruscio. Potevamo chiedere fino a 12 milioni addirittura. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Alla faccia. Ed eccolo qua, il nostro Michelino Foloruscio che andrà a fare turnover, ha deciso lui, voleva lui il turnover, io non sono nessuno per dirgli no, perché turnover gioca cruciale, no, assolutamente, e 15 ragazzi, 15, allora, non credo ci sia bisogno di fare altri movimenti, quindi possiamo saltare tranquillamente quest'ultimo giorno di mercato, andiamo a stimolare tutte queste 10 ore, anche perché adesso comunque sì, D'Angelo è andato via, era un 76, è arrivato un 73, non benissimo, però comunque dobbiamo durare fino a fine anno, poi vedremo che cosa fare, come risistemare la nostra squadra. Allora, le maglie stanno a posto, quindi... E voglio provare subito il nostro Foloruscio, e quindi ce lo portiamo subito. Ci portiamo anche Bonny, oggi gioca Pafundi titolare al posto di Lino e Faia S e Dorgu, gioca Dorgu assolutamente. Anderson entra al secondo tempo anche se abbiamo detto che l'avremmo fatto giocare. E basta, non farei altri cambi perché non voglio compromettere sta partita più di tanto. E comincia adesso questa Monza Salentum per la quarta giornata del girone di ritorno. Ormai ho perso il conto di... Siamo alla 23esima giornata, mi sono ricordato, ho fatto i calcoli, 19 più 4, 23. E ci siamo capiti. Allora, abbiamo buone possibilità. Mi sono dimenticato di vedere la Juventus cosa ha fatto, però sicuramente avrà vinto e quindi avrà allungato. Era a 2 punti di distacco da noi prima dell'ultima giornata, quindi con una vittoria dovrebbe essere arrivata a 5 punti in teoria, sempre ammettendo che abbia vinto. Quindi siamo comunque in una buona posizione in classifica. Bravi. Oh, che sfiga. Quindi ragazzi, non mi viene difficile pensare che si possa anche arrivare ad una Conference League, ad un piazzamento in Conference.
ovviamente dobbiamo evitare di dare spazio. Bravo, bravissimo Caposala. Mamma Caposala, quanto lo amo. Che difensore che abbiamo, ragazzi. Che difensore che abbiamo. Veramente forte. Foloruncio al primo tocco. Foloruncio, bravissimo Foloruncio. Poi andiamo a sistemare anche il programma di prova. Sì, lo sistemiamo per le feste, lo sistemiamo sia con i piede debole, sia con le stelle skill, anche se non le sappiamo usare. Pafundi per Guler. No, dove ha tirato Guler? Dove l'hai vista la porta Guler? È vero che sei mancino, però mi aspetto molto di più da te. Mamma mia, dritto per dritto ha tirato proprio. Non l'ha neanche vista la porta. Va bene. Ci sta. Mamma mia Lindelof, nonostante l'età avanzata. No, salta Poli. Perché non ha saltato? Se avesse saltato l'avrebbe presa. Avrebbe anticipato il portiere. Bravo Arda. Bravo, vai che l'hai visto. Per Kristovic, dai che torniamo al gol Kristovic. Bravo Cristo. Oh, ormai è tornato, un gol contro l'Inter, un gol contro questo Monza. Bene così, dai. E in questa ultima parte di stagione, in questo girone di ritorno, mi devi fare almeno una decina di gol, forse anche di più se ce la facciamo. Che 20 milioni per fare meno di 10 gol in una stagione, no, non li vale. Quindi per favore, te lo chiedo, a meno che tu non voglia partire la stagione prossima per qualcun altro, per finanziare l'arrivo di qualche altro attaccante, mi devi fare almeno 10-15 gol adesso. Difficile, sì. Ma porca di quella miseria. Dicevo, difficile sì fare 15 gol, però deve farli, si deve dare una svegliata, si deve dare una mossa. Pafundi, ci prova Pafundi, bravo Pafu, al centro, l'hai visto? No, era buonissima, troppo a rientrare sul portiere, peccato. Vabbè, e a parte il gol che abbiamo preso, non è che abbiamo giocato male. Però i gol che prendiamo sono sempre gli stessi, È incredibile. Cioè, abbiamo una capacità nel prendere sempre gli stessi gol che mi fa paura. Pafundi, al centro, l'hai visto? Per Kristovic. No, Cristo! L'incornata di Kristovic, peccato, mamma mia. Poi da vicinissimo, come fa a tirare così? Da vicinissimo, non eri neanche pressato. Cioè, c'avevi sì il difensore addosso, ma niente di che. Non è che stava facendo chissà che cosa. Bravo Guler, la tiene. Foloruncio, l'hai visto? Dai, Pafundi, dai Pafu, dai. No, mamma mia Mirchetto. Bravo Poli. Dai, con la ripartenza, veloce. Vai Kristovic, vai Poli, vai anche tu. Vediamo qui in ottima posizione, tiro murato. Fuorigioco? Fuorigioco. No, non è fuorigioco. Bravo Kristovic per la doppietta personale, bravo, sul filo però mi sa che stava, Sul filo del rasoio. Beh, no, stava addirittura dietro Poli quando ha tirato. Ah, meno male, dai, è ritornato. Allora, cambiettini, esce Pafu, entra Poli, entra Bonni al posto di Poli. Solo i Poli escono ormai. E Faticanti al posto di Sulemana e Anderson al posto di Foloruncio, che per il momento mi è piaciuto, quindi... Per il momento è promosso, però bisogna vedere sul lungo come si comporta, Però questa prima partita non ha fatto male. Ultimi minuti, Melina, Melina, non voglio rischiare.
Si giocherà per altri 60. Dai, dai, dai. Portiamoci a casa sti altri 3 punti. Oh, 6 punti su 6 per il momento. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Dai. Lecce Juventus la prossima partita della Juve. Vittoria facile, vittoria facile. Kristovic, un'ottima prestazione nel complesso. Bravo. Oh, allora, c'è un motivo se siamo imbattuti, no? Eh beh, voglio dire. E dobbiamo pensare alla prossima partita, assolutamente. Contro la Fiorentina voglio un'altra vittoria, voglio un'altra vittoria. Allora, siamo settimi, siamo settimi a un punto di distanza dalla Conference League. Non dobbiamo buttarlo, anche perché c'è il Verona e il Torino a 34 punti, quindi possono superarci con una partita sola, quindi per favore, continuiamo così. Vabbè, qua non ci interessa, siamo arrivati alla prossima partita. Direi di fare un po' di cambi. E innanzitutto, Anderson se la gioca da titolare, ma mi devo ricordare di mettere dal menu principale Follo Ruscio. Pafundi è sempre stanco, Pafundi c'ha poca resistenza, quindi devo stare più attento a lui. E mi porto Marchetti. E basta, no, non voglio fare altri cambi. No, ci ho ripensato, non facciamo cambi, andiamo così. Cambiamo solo le maglie, cambiamo. Loro viola, noi arancio. E dagli tutta, Kristovic, dagli tutta, per favore. Continuiamo così su questa strada che stiamo andando bene. Già 3 gol in questo girone di ritorno. Quindi continua così che il posto non te lo toglie nessuno per la prossima stagione. Perché così lunga? Non capisco. Quando ho caricato poco, giusto per farti capire che dovevi darla a Kristovic. Perché così lunga? Bravo. Bravi. Vai così. Dentro. Crossa verso il centro. Ma perché? Ogni volta è così? Che brutti cross. Io non capisco se sono rotti i cross o se sono i nostri giocatori che non hanno l'abilità per crossare. Attenzione al centro. Ma io no. Come devo fare io? Non gliel'ho chiamata io l'uscita. Ma porca di una miseriaccia, porca ladra. Dai che te lo paro a Beltran. No! Guarda dove l'ha messa. Spiazzato completamente il nostro Mirchetto. Palla da una parte, portiere dall'altra. E si parte in svantaggio. Ma va bene. C'è ancora tanto da giocare. La partita è lunga. Sulemana, ci prova lui, dai. Mamma mia, Sulemana c'ha una botta tremenda. Quanto mi gasa Sulemana. È troppo forte. No, come fa? Che gol è? Mirchetto, mi perdi colpi. Mi stai perdendo colpi, Come hai fatto a farti fare un gol del genere? Come? Non è possibile prendere un gol del genere. La marcatura stretta ha trovato lo stesso lo spazio per concludere a rete. Gran gol, davvero. No, Mirchetto, no. Questa no, Questa non me la dovevi fare, Mirchetto, Questa proprio no, questa no. Così no. Accetto tutto, ma così no. Facciamo, dai, ma passano sempre. Oh, come niente passano. E falli male. E basta. C'è spazio, attenzione. No, Mirchetto, dai, Mirchetto. Ma che cos'è? Dai, ma
Signora, signora, sto andando in attacco, sto andando, non puoi fischiare, signora, ma che facciamo? Allora, il nostro Mirchetto oggi non c'è, quindi dobbiamo puntare a una strategia diversa. Strategia diversa, si cambia il modulo, giochiamo con 5 difensori, facciamo un 5-3-2, 5-3-2, 5-2-1-2. 5-2-1-2, dai, 5-3 o 5-3-2, no, 5-2-1-2, 5-2-3, 5-2-1-2, 5-2-1-2, allora, Poli dietro, Poli dietro, Guler esce, Guler non esce, Guler non esce, mi fa la T, Guler fa la T. Poli il COC, Cristovic attaccante, Sulemana un pochino più dietro che mi fa di nuovo il CDC, il CDC, il CDC, il CDC, il CDC, eccolo. E Lino esce, Berg va qui, aumentiamo la difesa con Uroghide, chi è il più veloce? Uroghide, quindi mettiamo Lindelof al centro, che è il più, che è il più, il più, il più, come si dice, più lento, il più lento. E Foloruscio al posto di Anderson. E poi se, se mai si prova con Poli, 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 Cristovic con questo Poli qui dietro e l'altro Poli avanti al posto di Guler. Andiamo così, proviamo, perché oggi è la difesa che ci manca, anzi il portiere, quindi dobbiamo schermarlo quanto più possibile, bisogna schermarlo. E se questi arrivano, ogni tiro sarà un gol. Dentro? Ma dentro verso chi? Ma dove l'ha visto? Ma chi la dà? Ma chi voleva darla? Ma che cazzarola di cross sono? Ma che brutti sono sti cross, non capisco, perché fanno sti cross così, non capisco, non hanno senso di esistere proprio sti cross. Mamma mia, quanto sono fatti male, quanto sono fatti male. Bravo Poli, vai, ti prego, ti prego. Cristo, Cristo, entra. Vabbè, due vittorie, è normale che poi ce la facciano pagare così. È normale, normalissimo, è normalissimo. Però 3-0 mi sembra troppo, troppo netto, troppo, troppo ampio come, come risultato. Dai, porca miseria, oh, sta partita è veramente da buttare. Bravo Poli, bravo Poli. Bravo. Dai, 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 almeno uno, almeno uno dico, tanto ormai non riusciamo più a prendere, vabbè dai, Bergoglio, mamma mia, che brutto, che brutto, arbitro è finita, dai, fischia, è finita. È sarebbe finita, arbitro, arbitro, dai, oh. Va bene, dai, due vittorie e una sconfitta, ci può stare, però insomma, non sono proprio contentissimo, almeno un pareggio poteva, potevamo strapparlo, però oggi Mirchetto non c'era, è stato bello finché è durato, e va bene, erano 7 partite che non perdevamo. Ci sta, ci sta, ci sta. Non siamo al massimo della condizione, anche se non è vero, perché arriviamo da due vittorie, arriviamo, quindi non credo... ma vabbè, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Vabbè, però almeno abbiamo lo scontro diretto con... so che la gente non fa che parlare, grazie alla disponibilità, va benissimo. Abbiamo lo scontro diretto col Torino. 34 punti a 35, il Verona ha vinto, quindi ci ha superato di 2 punti. E... vabbè. Ci può stare, ci può stare. Siamo comunque ottavi, il che è una posizione veramente perfetta per noi. Perfetta, perfetta. Offerta per la nazionale. Sì, ti prego, Peacock. La prossima te la giochi tu, la prossima te la giochi tu. Il Torino ha perso, visto che era una partita in meno, quindi siamo contenti così. Ragazzi, andiamo a vedere le prossime partite quali sono. Porca miseria, ragazzi, subito di nuovo contro l'Inter, Torino, Inter e Juventus. Mamma mia!
Oddio, e poi il Milan pure. Mamma mia, che cos'è? Che cos'è? Inter, Juve, Milan. Porca di quella miseria, ragazzi. Vabbè, ci aspetta un episodio, ragazzi, di quelli esorbitanti, esorbitanti. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi do appuntamento ad un prossimo episodio e quindi noi ci vediamo lì. Ciao, ciao, ragazzi.